saluto Ancesti che sta qua. Saluto Giovanni. E poi colui che ha dato il nome ad Asimo. Esatto. No, invece veniamo a Zeta. Zeta, oltre ad essere il laboratorio che invade i post-it più di tutti gli altri lo spazio, è anche un po' il laboratorio, è anche il laboratorio un po' più criptico. Ad esempio, qualcuno in questi giorni mi ha chiesto ma in che senso cercavate degli youtubisti rivoluzionari? Allora, l'ho scelta io questa definizione, perché è importante avere, accogliere tanti punti di vista diversi e soprattutto è importante avere sempre la capacità di stupirsi. E questo è il motivo per cui in questa edizione abbiamo chiamato, rispetto ai processi che intendevamo approfondire, analizzare, abbiamo chiamato degli sguardi completamente diversi qui con noi. Abbiamo chiamato Cristina e Sergio, che sono venuti da due hub aggregatori e di produzione culturale, per portarci la loro visione, capire come la scuola possa interagire con la sua comunità di riferimento, come coinvolgere quei segmenti che ancora non eravamo riusciti a ingaggiare. Abbiamo chiamato lo sguardo di Simona Morini dall'università, quindi uno sguardo anche che ci porta una visione più accademica, però pronta a mettersi in gioco. Il fatto stesso che abbia accettato il nostro invito lo dimostra. E poi abbiamo chiamato Guglielmo, che purtroppo è dovuto andare via prima, perché iniziava il Science Camp a Berlino, che è lo sguardo e il metodo del service design, che quest'anno ha lavorato principalmente sugli stessi processi, prototipando un metodo per applicando il service design per debuggare qualunque tipo di processo anche in futuro. Perciò nulla, lascerei la parola a loro, così ci raccontano meglio nel dettaglio gli output. Grazie. Cominciamo con un video propostoci da Governance. L'avete fatto? No, ma abbiamo pensato a un percorso di moduli didattici e di eventi che comunicano uno spazio virtuale. Che differenza c'è? Il percorso non è professionalizzante, ma dà gli strumenti per rispondere a una domanda di interesse generale. Come la mettiamo con il fatto che SOS non rilascia titoli di studio? Cerchiamo di aumentare la sua reputazione con una forte comunicazione della domanda. Puntiamo sui metodi e sulle competenze innovative della comunità SOS. Rafforziamo al massimo il legame con il territorio. Come rafforziamo questo legame? Organizzando una serie di eventi, incontri, mostre, dibattiti con le scuole, coprogettati con gli attori locali. Qual è il carattere innovativo dei corsi SOS? Sono coprogettati da studenti, da esperti e dalla comunità SOS. I crediti formativi misurano le capacità, le passioni e i desideri, oltre che le competenze, e le iscrizioni possono essere pagate con un sistema di crediti. Qual è l'esito del percorso? Allora, la produzione della risposta, facendo convergere i risultati della didattica attraverso, per esempio, pubblicazioni, mostre o la creazione di un evento finale. E come si sostiene tutto questo? Con le quote di iscrizione ai corsi, utilizzando il sistema di crediti, e attraverso un finanziamento iniziale da parte di partner esterni, pubblici o privati, insieme ai quali si andrà a costruire la domanda.
domani. Con il muscolo frescato. Allora, qui vedete una parte del nostro team con cui abbiamo lavorato molto bene, ci siamo molto divertiti. Manca purtroppo Guido, un elemento essenziale del nostro gruppo, che è partito, ma insomma l'avete visto lì la sua testimonianza. Mi piacerebbe molto che venisse qui anche Francesco, va bene, e Roberto, va bene, ma forse anche qualcuno del gruppo community con cui abbiamo interagito, perché ci hanno dato anche i nostri vicini, che benché ci abbiano riempito di post-it, va bene, cose, però sono stati molto carini nell'interagire con noi. Allora, come avete visto, abbiamo un po' stravolto l'idea di master, legandolo proprio non all'idea che uno partecipa a una scuola per acquisire una professionalità specifica, ma piuttosto per acquisire una capacità di risolvere problemi. Quindi abbiamo collegato il percorso didattico e l'idea che abbiamo avuto di farlo partire in contemporanea una serie di eventi, che fai tanto mi metto, siamo riusciti anche ad avere, appunto, grazie a Roberto e a Francesco, delle bellissime visualizzazioni, va bene, anche se non perfette, ma insomma siamo contenti, va bene, e dicevo, abbiamo questo percorso che si articola in didattica ed eventi legati al territorio, di questo proprio abbiamo parlato in particolare con community, no? Cercando di aggiungere questa dimensione alla dimensione attuale del master e cercando di farli comunicare e interagire in un bacio di qua. Quindi sostanzialmente lo schema qual è? I corsi annuali e questo percorso annuale, ogni tanto parliamo ancora di master, ma sappiate che è un errore, si chiama percorso, è l'attitudine, l'errore del master. Parte da una domanda che SOS elabora interagendo anche con gli attori locali, con enti pubblici e privati che possono costituire almeno all'inizio una fonte di finanziamento della struttura. A partire da questa domanda ci sarà una call e un evento generatore abbastanza simile a questo laboratorio in cui verrà coprogettato il programma didattico della scuola e almeno una parte di eventi. Quando poi inizieranno i corsi, secondo delle tempistiche, che poi, secondo una timeline che poi Giusy vi spiegherà, va bene, quando partono i corsi avranno, i moduli didattici avranno più o meno una cadenza mensile, serviranno a dare le competenze che sono necessarie di volta in volta a rispondere alla domanda. Quando pensiamo a domande molto generali, cioè possono essere problemi su come ottimizziamo l'organizzazione di qualche servizio nella città o come risolviamo il problema dell'accoglienza degli immigrati qui, cioè domande vere che vengano anche dalle amministrazioni e dal territorio. E cerchiamo di organizzare la didattica in modo da dare tutte le competenze necessarie per dare questa risposta. Nel frattempo gli eventi dovrebbero coinvolgere la cittadinanza e quindi diciamo così coinvolgere, rafforzare la presenza di SOS sul territorio, coinvolgere le scuole, coinvolgere, se si parla di immigrati, dei gruppi di immigrati, se si parla di altre cose, anche gli amministratori, cioè dovrebbero intrecciarsi. Tra l'altro queste due attività, chiaramente la didattica verrà circa una volta al mese, gli eventi saranno invece un po' sparsi durante tutto l'anno, queste due realtà, e questo secondo me è bello e interessante, comunica, interagiscono come? Nello spazio virtuale, oltre che incontrandosi fra di loro, cioè le persone che organizzano gli eventi possono incontrarsi materialmente, ma possono anche condividere problemi, soluzioni, suggerimenti, eccetera, con le persone che stanno seguendo i moduli didattici. Quindi ci sarà uno scambio continuo tra chi studia, chi insegna e i cittadini, fino a che si arriverà a un workshop finale, quindi c'è un evento generatore, c'è un evento finale, quindi ci sarà un periodo in cui si elaborerà, diciamo così, la risposta al problema. La risposta può essere una pubblicazione, una ricerca, un progetto, la realizzazione di un software o di uno strumento di qualunque tipo che risponde al problema, va bene, e tutto questo potrebbe, una mostra anche, no? Questo può confluire in un grande mega evento. Allora, crediamo che l'aver legato
l'idea di questo percorso a una domanda e una risposta dia anche alla scuola quella, così, quella reputazione, quell'impatto mediatico che dovrebbe compensare il fatto che non rilascia un titolo di studio. Quindi si dovrebbe far di tutto per partecipare a questa scuola perché è interessante, perché ha visibilità e perché poi alla fine, no, quell'inchiodo e le risposte che si danno dovrebbero essere innovative proprio per il modo in cui la scuola lavora. Quindi è una valorizzazione di questa metodologia che noi, che siamo stati tutti qui, abbiamo apprezzato, abbiamo visto che è produttiva, abbiamo visto che è divertente, abbiamo visto che ci piace e vogliamo cercare, no, di incrementarla e di renderla nota e appetibile. Adesso vorrei che Giussi vi spiegasse un po' come abbiamo pensato il processo dal punto di vista dei tempi in cui tutto questo avviene, dopodiché Carlo ci parla un attimo della fattibilità economica di questa cosa, ma soprattutto abbiamo un piano B, perché il nostro programma è un programma abbastanza impegnativo che potrebbe partire solo a gennaio dell'anno prossimo, realisticamente, ma nel frattempo c'era il problema di cosa fare l'anno prossimo, in attesa che parta questa cosa più ambiziosa e più complicata. Quindi Ivan anche ha elaborato un piano B e ha lavorato anche con tutto il gruppo di Covolo, con naturalmente con la nostra coordinatrice, con tutti quanti, a questo sistema di crediti. Invece io, che sono professoressa, ora sento parlare di crediti, immediatamente penso ai crediti formativi, e quindi comunque alla fine del percorso ci sarà una valutazione non in termini di tempo, ma in termini non solo delle competenze acquisite, ma anche delle capacità acquisite, capacità di lavorare insieme, capacità di scambiare, e per di più anche che possa generare emozioni, nuove passioni, nuovi desideri. Vorremmo rappresentare tutto questo, però appunto non si poteva per tutta una settimana, questo lo svilupperemo in una fase successiva. Quindi Giussi ci spieghi un attimo come funziona questa timeline, diciamo, a visualizzare sia diciamo, le tempistiche delle diverse fasi che vanno a comporre quello che è il processo, che va dalla formulazione della domanda, dalla raccolta della domanda, sino a quella che è la risposta, cioè gli output, che mostra anche la continuità che alla fine presupponiamo che questa strutturazione poi insomma avrà. Abbiamo immaginato che in gennaio possiamo avere quella della formulazione della domanda e quindi della call. A proseguire abbiamo pensato a un 2 mesi più o meno di preparazione a quello che sarà poi il laboratorio, ovvero l'evento generatore. Dopo la pausa estiva abbiamo un periodo di preparazione per quanto riguarda il corso di formazione, un 2 mesi di apertura delle iscrizioni e poi a gennaio un'attivazione di quello che è il corso e quindi i diversi moduli. Sempre a gennaio, in contemporanea, abbiamo un'altra call di quella che è la domanda e quindi la macro area, un'altra diciamo tematica che riguarderà poi il corso di formazione dell'anno successivo. Anche a luglio in realtà abbiamo in contemporanea 2 momenti importanti, ovvero diciamo l'output di quella che è, di quello che è stato il corso di formazione che è andato poi a concludersi a giugno e quello che è un nuovo evento generatore in base a quella che è la nuova pool. E abbiamo pensato di non spostare comunque quello che è diciamo il nuovo evento perché riteniamo giusto andare incontro a quelle che sono le esigenze di lavoratori e studenti e quindi non limitare quella che è la possibilità di risposta. Allora, ti faccio un po' la parte oscura del progetto. Allora, ci siamo un po' spulciati quelli che sono la situazione finanziaria, come si finanzia la SOS. Siamo partiti innanzitutto dalla didattica e in questo momento la SOS fa partire i corsi che riescono a essere sostenibili economicamente, quindi al raggiungimento di una quota, di un numero di partecipanti che possa coprire quelle che sono le spese di costi del corso. Chiaramente un percorso di master presuppone
una struttura più complessa, dei costi più complessi, dei costi che non possono essere finanziati direttamente, come per esempio l'evento generatore che assumerà delle forme simili a quella di XYZ, quindi che in teoria dovrebbe presupporre una semplicemente delle uscite. E quindi bisognava articolare un attimo un piano più complesso. Chiaramente questo sarebbe stato super utile creare un budget, ma per farlo c'è bisogno di sapere meglio quelle che saranno le attività. Quello che però noi riteniamo sia utile per questo progetto è quello di accedere almeno per il primo anno a forme di finanziamento esterno. E in questo caso queste possono variare e a seconda della forma di finanziamento che si sceglie varia anche il focus del progetto, perché se si decide di affidarsi a quelle che sono le strutture pubbliche locali e quindi cerchiamo finanziamento del genere, chiaramente il focus sarà ben diverso rispetto a ricercare il finanziamento tramite una forma di crowdfunding. E questo dipenderà molto da quello che sarà l'obiettivo e da quello che sarà il percorso. Anche dalla domanda. E anche dalla domanda. E quello è molto importante fare il primo anno, perché il primo anno chiaramente è un format sperimentale per la SOS, sperimentale in generale, sperimentale per la SOS. E avere come dire, dei partner che condividono il progetto e che possano garantire uno spazio economico per il progetto sarebbe fondamentale, per poi valutare nel secondo anno se si riescono a innescare anche con una reputazione maggiore che possa attrarre maggiormente un numero maggiore di studenti, valutare se si possono si può raggiungere una sostenibilità diretta. Quindi la parte didattica, fondamentalmente la SOS ha già un sistema che e vale, tenete conto che tra l'altro con il master cambiano leggermente la dinamica, nel senso che le persone che si iscrivono al master si iscrivono a tutto il percorso e quindi questo darebbe anche una prevenzione diciamo in quelle che sono almeno le informazioni e quindi la piccola copertura finanziaria. Ci permetterebbe anche di ragionare invece che a breve termine 2-3 mesi, a chiaro, medio termine 6-12 mesi, chiaro, che nella fase di programmazione e pianificazione della didattica diciamo, ci agevolerebbe, senza rinunciare agli inserimenti last minute di corsi, però avendo un respiro più ampio. Ora, il trick che si deve riuscire in qualche modo a risolvere è il fatto che fino ad ora la SOS faceva partire solo i corsi che potevano essere economicamente sostenibili. Chiaramente in una struttura del genere non è possibile, cioè uno deve sapere già, almeno dall'evento generatore in poi, quanti e quali corsi si vuole attivare, a prescindere dal raggiungimento minimo. Questa cosa la pensi tu o è un dato per argomentare? No, ma perché pensiero. Noi abbiamo misurato il dato con un campione pulito e il dato dice il contrario. Cioè? Propaganda ha fatto un questionario chiedendo: vi iscrivereste a scatola chiusa sapendo soltanto quanto costa, quanto dura e che lo coprogetterete assieme all'interno di una parte della presentazione? Però lui ha detto una cosa, però aspetta, se lui afferma una cosa del genere vuol dire che lui chiede l'eccezione alla presentazione. No, nel senso che semplicemente chiaramente questo discorso è valido. Questo dato è super valido, solo dico che tu nel momento in cui fai l'evento generatore, che sarà diversi mesi prima, definisci una struttura e quella struttura rimane. Se quella struttura rimane, non è possibile avere una strategia come quella utilizzata con la didattica fino ad ora. Quindi se si raggiunge un minimo, lo si fa partire a priori, poi chiaramente collegato con questo dato qui meglio, insomma. Ben posso dire una cosa? Cioè, il fatto però è che il dato viene da questo laboratorio, cioè io sono una di quelle che ha messo sì, però mi rendo conto che qua dentro siamo un po' più matti che direbbero sì a questo tipo di cosa. Grazie per aver rubato un'altra parte. Molto pulito, ma bisogna
Poi facciamo anche la prevenzione. Ultima parte, tutta quella serie di eventi collaterali, per come li abbiamo intesi, sono quelle strutture collaterali che quindi in qualche modo hanno la finalità di creare una didattica differente rispetto a quella che si porta avanti durante il master e soprattutto coinvolgere la comunità. Quindi a maggior ragione sono attività che tendenzialmente potrebbero essere più esposte a costi, come ci darebbero una serie di costi fisici, come per esempio il coordinatore, come parlavamo con Simona, che sono delle figure che hanno dei costi abbastanza alti, quindi a maggior ragione sarebbe utile fare quel discorso lì iniziale. Insomma, diciamo, molto per riassumere, per venire all'osso, con i costi di iscrizione si copre la didattica, ma non si copre la struttura di supporto, va bene, che è in grado di coordinare la didattica, di organizzare gli eventi, di fornire servizi, eccetera. Almeno in fase iniziale, una volta che uno ha raggiunto una certa reputazione, è diverso. E aggiungiamo un ultimo punto che riguarda che con questo nuovo sistema di crediti, se uno non fosse in grado di pagarsi un corso, potrebbe anche pagarlo acquisendo dei crediti e quindi fornendo anche dei servizi utili alla scuola. Quindi utilizziamo anche in parte questo diverso sistema, diciamo così, di scambio economico. Piano B. Ok. Dicevamo la bomba, piano B. Allora, cosa è accaduto? Praticamente ieri, dopo che abbiamo visualizzato un po' meglio i diagrammi che avete visto prima, ci siamo resi conto di alcuni punti di debolezza che però in qualche modo questo piano potrebbe coprire, ma questa è una decisione che poi la SOS si assumerà, potrà assumere. E siamo partiti con propaganda con un sondaggio in cui abbiamo rappresentato solo la prima domanda, che parteciperesti a un master su un macro argomento di tuo interesse a pagamento che dura 6 mesi o un anno e che coprogetterai assieme ai tuoi compagni di corso e facilitatori SOS. In sostanza ti iscrivi senza sapere qual è il percorso e cosa farai, lo costruirai con i tuoi docenti. È strano, però c'è un sì che dice che il 56,25% lo farebbe. E come tu dicevi, in effetti siamo un manico un po' di pazzi che si lancia in questa possibilità, però è un dato che è importante prendere in considerazione. Devo dire anche che Alessandro mi ha fregato, e questo va puntualizzato, perché ha lasciato la risposta aperta e in quel nì ci sono molti no che dicono in realtà non mi iscriverei, però se dovessi conoscere in parte il corpo docenti o se dovessi sapere già prima o se dovessi coprogettare prima, e questo va un po' nella direzione, certo, del primo percorso, della prima idea di percorso, lo farei più volentieri. Da questo sondaggio è emerso anche un costo ideale, diciamo che ci siamo spinti su cifre che vanno dai 500 ai 4.500 euro e con picchi sui 500 e i 1.000 euro soprattutto, che insomma è una cifra interessante, anche 2.000 è una cifra interessante, e alcuni ad esempio puntualizzavano e dicevano che sosterrei questo percorso perché con una cifra del genere, ammettiamo intorno ai 1.000 euro, perché la somma in realtà del costo di 6 corsi in media dovrebbe essere intorno ai 1.200 euro, quindi una cifra di 1.000 potrebbe essere interessante, ma allo stesso tempo... Sto parlando 36 ore per ognuno di 36 ore per ognuno di questi corsi, e chiaramente questo può essere interessante soprattutto per chi viene da fuori, perché così si crea continuità e avrebbe la possibilità di rimanere qui a Bari e di poter frequentare. I punti di debolezza di cui parlavamo prima, un po' del piano A, ma appunto che ci si possono poi migliorare, sicuramente si miglioreranno successivamente, sono soprattutto nella prima fase, cioè nel momento in cui andiamo a costruire il primo percorso, abbiamo in effetti, se prendiamo in considerazione il periodo che va dalla generazione della domanda fino alla fine del master e quindi all'evento finale, abbiamo bisogno di 18 mesi nel primo caso. E questo in effetti nel primo caso, solo nel primo anno, poi dopo si riduce a un anno.
E chiaramente in questa fase per la SOS questo è un tempo molto lungo che con un cambio di sede, ci siamo già detti, diventerebbe complicato da seguire. Per questo il piano B. Il piano B che è una soluzione nella nostra idea temporanea, cioè una soluzione che permette di mantenere la sostenibilità della SOS in questo periodo e poi invece si sposta su questo tipo di ragionamento per ottenere un valore incrementale. E questo è l'idea del piano B, cioè si riduce, infatti vedete, abbiamo preso in considerazione l'offerta didattica che già la scuola open source ha messo in atto per ottobre e quindi c'è già una discreta copertura con dei laboratori e quindi è questo il momento in cui potrebbe generarsi la domanda e quindi la call per le iscrizioni, in modo tale da permettere già a gennaio di partire. In questo caso, secondo il sondaggio, abbiamo immaginato che il laboratorio di coprogettazione del percorso stesso fosse interno, fosse uno dei primi, il primo modulo del percorso stesso. E adesso ci spostiamo sul sistema crediti. Come vi abbiamo già detto, è stato anche qui questo è un percorso complesso e particolare e adesso Carlo vi parlerà del sistema di crediti. Sempre il lato scuro, però. E siamo usciti vivi e già questo è un risultato importante. Innanzitutto non ci sono Saverio e Francesca che hanno lavorato con noi, quindi anzi hanno seguito il percorso anche più degli altri fino alla fine con Cile. Allora, che cos'è questo sistema? Il sistema vuole essere uno strumento di facilitazione innanzitutto dello scambio tra la scuola e la comunità, dello scambio tra membri della comunità, quindi diciamo peer-to-peer, e uno strumento per facilitare determinate condizioni come per esempio l'impossibilità di accedere a determinati servizi della SOS, per esempio. E, abbiamo cominciato a riflettere su come potevamo integrare questo sistema. All'inizio si parlava di moneta alternativa, ci siamo resi conto che questo strumento sarebbe stato molto complicato integrarlo almeno inizialmente per la SOS, perché innanzitutto presuppone una stabilità economica rilevante e secondo una moneta alternativa presuppone anche il fatto che in qualche modo si coinvolgono altri agenti, che possono essere agenti locali, possono essere agenti che condividono una tematica, per far sì che si crei un sistema di scambio che in qualche modo va a facilitare lo scambio stesso senza l'utilizzo o l'utilizzo parziale della moneta nella rete. Allora, come lo si vuole introdurre il sistema? Ci possono essere due metodologie. La SOS non vuole in qualche modo che ci sia la possibilità di accedere al credito attraverso un pagamento esterno, ma in qualche modo deve essere uno strumento che possa in qualche modo facilitare tutto ciò che avviene per scambio volontario tutto ciò che in qualche modo non deve avere un matching preciso con il denaro. La questione importante è che per far sì che questo sistema funzioni deve in qualche modo garantire che si relazioni a servizi che hanno un costo marginale molto basso, pari a zero. Esempio, la SOS raggiunge la copertura dei costi di un corso. A quel punto la SOS si può permettere di lasciare o di far accedere a membri della community che possono utilizzare il credito al corso stesso. Quindi in quel modo per la SOS non ci sono costi ulteriori e possono garantire l'accesso a persone che non hanno la possibilità di pagare il corso, ma possono accedere quindi con il credito. Qui ci siamo dati delle misure per facilitarci il ragionamento sui crediti e la conversione. Il lavoro quantificabile
ha già un tariffario all'interno della struttura, ci facilita la conversione fornendo un credito uguale a un euro. Non la pensiamo come la possibilità, ripeto, di poter accedere, cioè arrivare alla sosta e dire ok, acquisto 50 crediti utilizzando 50 euro, ma è una misura per permetterci di valutare la conversione. La seconda è sul lavoro non quantificabile. Qui si è pensato di tradurre i crediti attraverso una negoziazione tra l'user e la scuola stessa. Il costo marginale, come vi ho detto prima, per garantire la sostenibilità economica della scuola. Questo è uno strumento che abbiamo pensato proprio nell'ottica di poter garantire i servizi della SOS a coloro che in qualche modo in quel momento non possono permetterselo. La borsa di studio fondamentalmente si basa su un criterio di fiducia, ovvero un membro della SOS chiede di partecipare a un corso e non può pagarlo né in euro né in crediti. La scuola si assume il ruolo di permettere a questa persona di accedere al corso, richiedendo in futuro un servizio alla persona rispetto a quello che la persona o la SOS necessita. Non in maniera vincolante. Non in maniera vincolante. Ascoltando la persona, quindi ascoltando la persona rispetto a quelle che sono anche le sue volontà, trovare un modo per pagare questo debito. Allora, può sembrare che questa cosa non è strettamente collegata con i crediti, però dovete immaginare che i crediti ci permettono di facilitare quelle transazioni che sono, che possono più riguardare la sfera del volontario. E quindi il ragionamento sui crediti fondamentalmente ci ha permesso di raggiungere questo anche, che è un elemento importantissimo per una scuola che si dà come valore l'open knowledge. Fine. Futuro. Che cosa si può fare? Allora, innanzitutto il test dello strumento da settembre a marzo, ci si è dato un arco temporale di 6 mesi con un check a dicembre per vedere se funziona, cosa non funziona, come poterlo implementare. Sarebbe gradita, anche parlando con i ragazzi dell'ex FADDA, sarebbe perlomeno utile pensare per il futuro uno strumento che possa, come ho detto all'inizio, collegare sia vari hub o strutture che presentano delle dinamiche simili, oppure altra dinamica interessante è quella di collegarsi con la comunità locale, quindi creare un sistema di economie estere. Grazie. Ringraziamo il gruppo governance per il lavorone e passiamo a debug, Zeta debug. Allora, noi per preparare questa presentazione abbiamo detto che saremo verso la fine, per cui l'obiettivo è 10 minuti. Poi voi, con l'orologio alla mano, ci dite se ce l'abbiamo fatto o no. Chiaramente non abbiamo presentato un cazzo di scaletta di niente, per cui l'idea è che, siccome abbiamo funzionato bene come gruppo, andiamo a braccio. Prego. Allora, come diceva Lucilla, noi abbiamo avuto una docente, Guglielmo Apolloni, e ha detto che un paio di giorni prima, ma siccome siamo in un sistema che promuove l'antifragilità, in realtà questa cosa ci ha permesso di diventare molto più bravi ad auto-organizzarci, a perseguire gli obiettivi
e anche a superarli, nel senso che siamo riusciti anche a fare dei prototipi che non sono, diciamo, di progetti, ma sono anche abbastanza interessanti. C'era una serie di competenze in questo dunque, sicuramente una di queste era la capacità di visualizzare, infatti abbiamo utilizzato il visual thinking come metodologia, per esempio abbiamo tappezzato, cioè tutti i posti che vengono nella stanza sono nostri, sì, abbiamo creato una tappezzeria, insomma, per personalizzare lo spazio. E brevemente diremo, insomma, vi raccontiamo quello che è stato un po' sia la nostra esperienza, diciamo, come debugger e sia le metodologie che abbiamo utilizzato. Non so chi vuole partire. Allora, vediamo un po'. Dunque, sì, il debugger usa un vademecum che voi potete leggere, l'abbiamo messo su Drive, questo vademecum ha dentro tutto il lavoro che abbiamo fatto in questa settimana. C'è stata una fase di analisi, abbiamo fatto un sacco di mappe, abbiamo un sacco di post-it, abbiamo cercato di capire quali sono i bug, venendocene fuori con un PDT per eliminare i bug, design e vari strumenti. Dopodiché abbiamo generato una serie di strumenti che si possono utilizzare per guidare non solo noi, ma in futuro anche chiunque altro voglia debuggare un processo della SOS o la SOS nel suo complesso. Ok, allora, il principio che guida la nostra analisi è quello della regola dell'1% della Internet Culture, cioè c'è una divisione percentuale tra l'1% del cuore della SOS, che è quello che, diciamo, progetta più da presso le attività della scuola open source, c'è un 19% che siamo, per esempio, noi che partecipiamo alle XYZ, e poi c'è un 80% di users, di fruitori dei servizi della SOS. Questa dire, logica ci ha guidati nella mappatura soprattutto degli stakeholder, dei soggetti che interagiscono con la SOS e ne vengono influenzati in maniera più o meno diretta, più o meno voluta. Ma qualcuno? Dai! Identificato questo sistema, abbiamo provato a popolare diverse mappe per identificare le relazioni, i prodotti e i flussi che li collegavano. Quindi abbiamo utilizzato diversi strumenti che sono disponibili e hackerabili, tra cui la mappa di salienza degli stakeholder, quindi un'identificazione per creare le partnership, che ti permettano di identificare quali devono essere i tuoi interlocutori e secondo quale ordine portare avanti collaborazioni, che tipo di attenzione prestare, quindi potere, urgenza, legittimità, ma poi su vademecum trovate il dettaglio. I touch point, quindi una volta capito quali sono i nostri interlocutori, partire dal luogo fisico e virtuale per capire come avviene l'ingaggio, che poi si è tradotto nella possibilità di identificare il percorso di un user tipico. A noi interessava moltissimo identificare come si passasse dall'80% all'1% per verificare la permeabilità dei diversi livelli che avevamo identificato. Questo si è accompagnato all'identificazione delle personas, alla user journey map e all'identificazione del sentiment dei diversi utenti. No, oltre a questo abbiamo provato a tracciare un lavoro più preciso sul prodotto per capire che cosa entra e che cosa esce dalla SOS. Questo è stato molto utile perché ci ha permesso di capire meglio qual è l'obiettivo principale della SOS e come l'ecosistema si vada a muovere per realizzarlo. E lo strumento utilizzato è il system map che trovate al pare. Tutti gli strumenti sono ancora disponibili, osservabili, trovate in giro, curiosate, fate tutto. E ci sono anche dei video. Il vademecum è totalmente leggibile, vi permette di aprire e muovere. Nel senso che c'è scritto come farli, come leggerli, e sono spiegati anche con i video, perché tutto il materiale è condiviso come al solito. Tutto ciò ha trovato una sintesi nel rilievo listico, che è uno strumento che viene dal design sistemico e che quindi prova a mettere in un'ottica di comunità plurali tutti i flussi che abbiamo identificato. Per cui, avendo clusterizzato i diversi utenti, stakeholder, secondo prossimità, siamo andati a tracciare le relazioni identificando i flussi di prodotto, quelli economici e quelli di informazione.
gli esiti sono disponibili, se avete domande poi li vediamo, adesso analizziamo gli strumenti. E quello che poi abbiamo fatto è creare un giusino, anche perché va finito i posti, ma certo, che è qua, ve lo farei vedere però ribalterei tutto. In pratica permette di utilizzare la system map di cui Azzurra parlava, posizionare le varie carte e cercare di creare un sistema o un servizio che si vuole testare o si vuole debuggare. E poi con un set di carte che noi abbiamo chiamato le carte del debugger, quindi ci sono delle domande, delle carte imprevisto, delle parole chiave per stimolare delle discussioni, permettono l'individuazione delle bug. E poi, così, perché ci piaceva l'idea di provare a stampare in 3D, abbiamo messo un quadro delle piccole bug che possono essere posizionate per appunto ricordarsi i bug che sono stati scoperti. Sia in un'ottica di debugging che di progettazione strategica. Infatti abbiamo dialogato moltissimo con la comunità plurale per provare a capire se alcuni processi applicati ai target identificati come di interesse potessero funzionare e che problematiche andavamo a evidenziare. Anche qui abbiamo scritto poi il regolamento, quindi è tutto disponibile. Ovviamente arrivati all'identificazione di un bug si trova una soluzione, perché altrimenti la cosa non è tanto interessante. Abbiamo provato a prototipare delle soluzioni molto rapide secondo la metodologia Lean e proponiamo questo modello di canvas per tracciarli e per verificarne l'efficacia. Avete visto diversi prototipi in giro? Okay. Passo indietro. Dopo aver mappato i bug, le problematiche emerse durante il primo anno di presentare la scuola, abbiamo iniziato a utilizzare appunto questi strumenti di progettazione. Quindi sia questo che il gruppo facente dello strumento successivo sono strumenti che possono aiutare la SOS a risolvere i bug, quindi a prescindere dal bug specifico, cioè, si applica in maniera generica come metodo. Questo è super bello. Esatto, giusto per spiegare di cosa si tratta. Questo per esempio è una versione applicata alla gestione dei bug e alla loro risoluzione di uno strumento che si chiama Canva. Ed è uno strumento essenzialmente che consente di gestire delle liste di cose da fare. To do, doing, done. Uno ha una lista di bug e di possibili soluzioni e a seconda dello stadio di risoluzione del bug, lo stadio di debugging, si spostano i bug diciamo dal non ancora processato al fatto, completato, risolto. Ovviamente nel caso in cui il bug si ripresentasse, perché nei processi intanto questo capita, si può prendere l'elemento e spostarlo indietro e ricominciare da capo individuando nuove soluzioni attraverso il Canvas che abbiamo sviluppato raccoglie tutti quanti i bug che sono stati già identificati analizzando questo primo anno di lavoro. Da lavorare. Sì, ma si scopre, quindi ce ne sono un po'. Sono suddivisi in base all'urgenza, quindi rossi quelli che maggiormente rispondono alla mission o all'urgenza temporale, fino ad arrivare agli alert, che sono quelli azzurri, che al momento non sono un bug, ma che riescono a mantenere un equilibrio tra i diversi elementi, non trasformandosi in problema, ma che vanno monitorati. Diciamo, tutti questi bug sono stati validati attraverso le interviste che abbiamo fatto con rappresentanti di vari gruppi e c'è anche un file Excel sul Drive che potete andare a leggere le risposte alle interviste e quindi diciamo un po' le reazioni che abbiamo avuto da ciascun gruppo ai bug che vi abbiamo presentato, anche a quelli che non c'entravano necessariamente con l'attività del gruppo. E spesso ci avete anche detto che alcuni di questi bug li stavano già risolvendo. Grazie. Bene, allora c'è una fase di prototipi, cioè i nostri piccoli tentativi di risolvere dei bug, delle nostre azioni un po' così. Una di queste è quella su cui vi sto tassando da qualche giorno, cioè il modulo compilato. perché diciamo un po' l'idea è quella di cominciare a debuggare senza tanto rendere chiaro che stavamo debuggando, no? Alcuni debug erano più chiari e altri erano un po' così e poi però alla fine abbiamo visto che qualche problema veniva risolto. Uno degli esperimenti è attualmente in corso, l'abbiamo chiamato da questo
covo dei pirati è un tentativo di debug, nel senso è una stanza che abbiamo creato al terzo piano di questo di questa scuola. No, non c'è niente, vi dico solo chi vuole, cioè secondo me secondo ci lavora con Azzurra, Antonio, Alice, Lucilla, anche secondo Cristina e gli altri del gruppo Z Comunità. E, secondo me, secondo noi credo, può essere una bella esperienza da farsi prima di lasciare questa stessa esperienza di scuola che stiamo facendo. Quindi non vi dico nulla, andateci, si può entrare una per volta. L'unica cosa, appunto, vi ricordo, c'è quel cartello che ho scritto ARG, la campusa è piena, insomma, quando è occupato, quando entrate girate dallo occupato, se no non può entrare nessun altro, perché è una cosa da fare molto a livello personale, quindi io lo consiglio, così vi portate via qualcos'altro, insomma. Volevo dire una cosa sui prototipi, una cosa che mi è piaciuta particolarmente è che alcuni, diciamo, prototipi sono venuti in modo spontaneo da tutti gli altri, tipo, adesso vi faremo vedere comunque c'è, la zona di decompressione, quindi il divano, passi di tanto sono molto simili, apri bottini sociali, che potete vedere prima pure i risultati, il cestino sociale, tutti questi debug, diciamo, la bandiera, la maggior parte di questi sono, erano a livello, diciamo, di piccole pratiche, esatto, di convivenza. Quindi questo mi è piaciuto tantissimo perché dimostra che comunque i valori intangibili di cui si parlava effettivamente ci sono, cioè quindi siamo riusciti a creare una comunità, questo a me fa particolarmente piacere perché io mi piace molto l'aspetto umano, quindi mi è piaciuto vederlo riscontrato effettivamente. Vai, Dani, prego. Che significa? Significa che a noi, più che arrivare a un punto e capire di ciò che abbiamo fatto i debugger, siamo arrivati alla fine, questo funziona, questo no, si fa così, si fa quella, ci interessa relativamente, ci interessa di più il processo e quello che c'è in mezzo. Per cui, a parte la foto che, insomma, non si legge un cazzo, ci siamo chiesti quali fossero le capacità che servono per tenere un gruppo e per portarlo avanti, nel senso, nel gestirlo. E quello che ci interessa, è quello che è venuto fuori, che serve riordinare, serve ricatalogare, serve guardare, e serve istinto, e serve saper gestire l'ignoto, come dire, mettersi quella rete dietro, che anche se cadi, riesci quindi a cadere gli altri, invece di finire totalmente di culo a terra. E questo è brevemente una metafora che non c'entra niente. Per svolutare alcune retoriche sulla comunità siamo tornati appunto a rispondere.
messa in relazione con diversi pubblici. E volevamo iniziare appunto con questo stesso video che abbiamo già provato a farvi vedere l'altra volta, e che è un incontro bello che abbiamo fatto anche a testimonianza che una delle cose che questo gruppo ha fatto è stato cercare di attraversare il quartiere, insomma le strade, i luoghi, le persone che sono qui intorno, a fare questo piccolo esperimento come abbiamo fatto anche altri gruppi di indagine, di esplorazione e tantissimo anche di osservazione. E questo è uno così, degli incontri che abbiamo fatto, ci ha regalato questa poesia e volevamo condividerla anche con voi perché in qualche modo riguarda il lavoro che stiamo facendo tutti. Cioè, voglio recitare una poesia a una donna che non me la canta. Questa è la sua, che me la ricordo a memoria. Sì. Lo sento. È colpa di capire. Proviamoci, provo, vediamo. Se non capisci, non capisci neanche molto. Se non capisco, glielo dico e traduco. Ogni edicio chiama la chiazza. Capisci cosa vuol dire? Ogni edicio chiama la chiazza. No. Ogni giorno ci chiama. Ogni giorno. Sì. Allora posso continuare? Sì. Ogni edicio chiama la chiazza. A quando la vedevo, uccido, ma cadevo in brazzi. Io cattavo da sopra tra le linee, da fig alla regina, e ieri da un cucciaio che teneva un dente d'oro, un cifro o un capignolo. Gennaio, febbraio e marzo, la relazione usciva né in rete, nemmeno innanzi. Io vecchio la spiegava la nuca, e che da me nemmeno in salute, c'è peccato. Io per bello la signora, teneva la faccia argentata, il colore della lice, però da me, dalla fessola, non si faccia in freccia. Sintetizza molto il processo che abbiamo fatto, cioè il cambiare sia il nome del gruppo sia l'output. Fino all'ultima volta che c'è stata una plenaria, il nostro output principale sarebbe stato un kit, no? di comunicazione, di comunità, di engagement, che era possibile anche utilizzare in altri centri culturali indipendenti e realtà simili. L'output che vi proponiamo adesso invece è questa grammatica di comunità. In questo passaggio anche semantico dall'idea di un kit di community, anzi da un community kit a una grammatica della comunità, ecco, nello spazio in mezzo tra questi due significati c'è tutto il percorso che il gruppo ha fatto in questa settimana e che abbiamo provato a raccontare e a sintetizzare in questo libro. Caro l'ha già fatto il Bignami, se volete l'ha trascritto nel suo quaderno, spacciare in versione ridotta. E adesso proviamo un po' veramente a raccontarvelo comunque questo percorso. Nel libro ci sono anche degli alert, perché come in tutti i libri di grammatica ci sono degli alert, no, su quelle regole, quelle cose a cui stare attenti, come i verbi irregolari, no, false friend, quelle cose lì. E ci sono degli esercizi, dei consigli su come provare a svolgere alcune pratiche. Ovviamente è una bozza che può essere sviluppata, che ci piacerebbe magari che continuaste a sviluppare, e adesso vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ok, noi siamo partiti dalla necessità di accordarci sul lessico comune, partendo dalla definizione di comunità. Quindi inizialmente il nostro compito era quello di definire la community, quindi di allargare e ampliare la community. Parlando tra di noi ci siamo resi conto che la community si rivolgeva prettamente, almeno nel nostro immaginario, a un qualcosa di digitale o comunque di estraneo. Quindi abbiamo discusso e ci siamo ritrovati ad accordarci su il termine di comunità, che nel giro di poco si sono trasformate nelle comunità. Quindi nell'ottica di avere una rete di comunità diverse che non per forza condividono tutto con il SOS, che interagiscono all'interno di un sistema. E quindi viene il rapporto ECO, cioè le comunità per SOS sono un insieme di soggetti
che possono dividere interessi, spazi, conoscenze, risorse e o bisogni, quindi non per forza devono condividere queste cose, potrebbero condividerle tutte. C'è l'interesse per condividere al massimo di queste cose insieme, ma per riuscire a coinvolgere diversi soggetti si deve un attimo autodistruggere e partire dall'idea che questa non è una scuola. E quindi partiamo da una cosa, da una domanda semplice, quindi con chi e perché. E, ok, noi siamo all'interno di un quartiere, che è il quartiere di Bari Vecchia, in cui la maggior parte delle persone tra l'altro si esprimono in barese con il signore laggiù, e noi parliamo una lingua che non è comprensibile per un pubblico che non sia quello del SOS. Quindi parliamo di pirati, parliamo di un linguaggio molto digitale, tantissimi termini in inglese, io stessa non capivo niente da una volta che ho visto il sito. Quindi diciamo che per potersi avviare a un pubblico più vasto abbiamo capito che c'è bisogno di fare dei cambiamenti che vanno a influenzare sia la comunicazione che un po' anche l'identità del SOS. Quindi siamo partiti da chi? Cioè a chi ci rivolgiamo, quindi da segmentare questi diversi pubblici che erano poi la richiesta iniziale del SOS, quindi ampliarci alle fasce deboli e agli anziani, quindi ai bambini, quindi a quelle fasce che per ora sono irraggiungibili per il SOS. Definendo quindi il tipo di comunità che vogliamo avere e gli obiettivi di pubblico che abbiamo. E il primo passaggio che abbiamo fatto per provare ad aumentare l'accessibilità della SOS all'interno del quartiere è stato quello di studiare quali sono i percorsi che sono percorsi di più all'interno di questo spazio e dove sono i punti, diciamo, per esempio c'è un parcheggio e come raggiungiamo la SOS da quel parcheggio. E qui ci sta il nostro architetto Anna che ci spiega la mappa. No. Ho fatto il preventivo. Premessa la mappa, in realtà per arrivare a questo strumento abbiamo utilizzato due strumenti precedenti. L'esigenza di fare una mappa dell'accessibilità che riguardasse, diciamo, nello spazio fisico in realtà un concetto di accessibilità cognitiva della SOS è nata dall'aver utilizzato due strumenti, uno il Customer Job, poi diventato il Community Job, e la mappa di Piazza, che sono strumenti che semplicemente aiutano a mettere in fuoco quali sono i pubblici di riferimento e quali sono le strategie quindi per raggiungere quei pubblici. E la differenza tra le due è che il community job, diciamo, parte da un tentativo di indagare e di analizzare i bisogni percepiti delle comunità di riferimento, mentre l'altro è più una proiezione che l'organizzazione decide di fare su quelli che sono i suoi obiettivi di pubblico, tenendo conto di una pluralità di varianti. È diventato un mix tra quegli obiettivi che c'erano stati consegnati dalla SOS come loro aspirazioni, no? Alcune comunità, le comunità fragili o i pensionati, i disoccupati, cioè quindi alcuni che in qualche modo erano già nelle intenzioni programmatiche dell'organizzazione, e quelli che invece secondo una nostra valutazione è da quel pochissimo e quasi inutile, insomma, campagna di ascolto, che ascolto è una parola importante che torna spesso nella grammatica, però ecco, da quel poco di ascolto che abbiamo potuto fare, poi noi abbiamo anche in qualche modo modificato, integrato, dato dei suggerimenti su quelli che potevano essere in termini di orientamento, diciamo, alcuni segmenti più facili da raggiungere, più interessanti da raggiungere rispetto allo stakeholder della SOS. A partire da questo ragionamento abbiamo quindi poi distinto pubblici esistenti e pubblici potenziali, abbiamo individuato una serie di incoerenze a volte tra quello che era, diciamo, appunto la dichiarazione di intenti e quella che erano i pubblici, le comunità reali che frequentano la scuola. E non vorrei che poi si confondesse il concetto di comunità con un elemento solidaristico. Comunità e sostenibilità sono due elementi che stanno molto insieme, cioè lavorare sul tema delle comunità significa riuscire a far sì che la scuola sostenga le sue attività di formazione
ma raggiunga un pool più ampio che ma in qualche modo anche una fonte di ricavo per far sì che quelle cose si facciano, perché come abbiamo sentito anche dal gruppo governance, molti dei corsi tengono in vita i corsi stessi, ma poi c'è una macchina organizzativa, una struttura che nel corso degli anni ovviamente sarà sempre più grande per sempre più costi. Uno degli esempi che poi fa parte degli ADET che abbiamo messo nel documento è che se noi andiamo a guardare il sito della SOS, il pubblico, il target a cui si riferisce in maniera immediata la SOS, quello che dichiara di essere, diciamo, il suo target di riferimento, in realtà non lo sta toccando. Perché in questo momento la SOS, come ci siamo detti in questi giorni, tocca un pubblico 25-35 molto digitale, che poi possiamo chiamare hacker, nerd, che viene da un certo ambito accademico, ma quando poi invece si legge che c'è la capacità di toccare gruppi molto eterogenei, in realtà siamo nel quadrante superiore, cioè in una fascia che attualmente l'offerta SOS non riesce ad intercettare e che quindi costringe SOS a domandarsi che cosa oltre quello che già fa rispetto alla sua offerta possa intercettare quel pubblico. Questa è sostenibilità. Dopodiché c'è un tema che riguarda quelli che saranno comunque i futuri pubblici, le future comunità di SOS, che probabilmente non possono usufruire solo dell'offerta formativa, ma che devono venire qua per altri motivi. E questo ad esempio è il tema del quartiere, ma ce ne sono molti altri. E sono quindi in quella parte di quadrante in cui non basta l'offerta attuale di SOS e bisogna cambiare anche, probabilmente anche la forma di comunicazione, non l'identità, l'identità SOS rimarrà quella, ma i livelli di comunicazione e di offerta dovranno cambiare. Sì, insomma, la valutazione che abbiamo fatto, considerando che tutto quello che sta nel quadrante superiore riceve un investimento di risorse considerevoli e sappiamo che non le abbiamo, è che ci sono alcuni pubblici che con delle strategie di avvicinamento, di mediazione di linguistica, diventando poliglotti, possono potenzialmente essere interessati a quella che è l'offerta esistente della SOS, magari declinata in modo diverso, mentre invece la sfida più grande è quella del quarto quadrante, perché lì entriamo nel tema della diversificazione, quindi un pubblico nuovo che necessita di un'offerta nuova, e questo si traduce anche in termini di sostenibilità. Bisogna essere consapevoli in un impiego di risorse, sia di risorse umane che di risorse economiche, non indifferente, quindi va capito esattamente con chi e perché, cioè al di là appunto delle retoriche, quali sono le motivazioni reali per mettersi in comunicazione con la comunità e di prossimità, quali vantaggi reciproci se ne possono avere e elaborare quindi delle strategie di conseguenza. Per rispondere anche così un po' a questa, si tornava sempre questa cosa, nessuno sa dov'è, nessuno sa dov'è, nessuno sa dov'è la cosa, ok? E allora da lì ci è venuta questa idea della mappa dell'accessibilità, cioè anche in termini di non spreco appunto di risorse che non ci sono, perché a tutti piacerebbe avere il community manager, una squadra di mappatori urbani, tutte quelle cose lì, e sono sempre ce l'abbiamo. Allora ci siamo detti, magari piuttosto che fare in modo che la finalità sia che tutta Bari Vecchia sappia dove la SOS, cominciamo da quelli che sono, come dire, giusto del percorso che facendo una serie di valutazioni ti porta alla SOS. E per capire quali potevano essere i percorsi, diciamo, più battuti, siamo partiti dall'andare a individuare i principali varchi, cioè se sei di Bari dove posteggi, se c'è la bici dove la lasci, se vieni con l'autobus dove sono le fermate. Abbiamo individuato, i percorsi individuati li abbiamo ragionato in termini di flussi. Diciamo, prima si diceva una grammatica con gli esercizi, questo può essere considerato un esercizio di mappatura, anche perché abbiamo usato uno strumento molto semplice che è MyMaps di Google, per cui lo strumento si usa nel momento stesso in cui si va in giro a fare la mappatura, si possa insegnare. La linea guida per svolgere l'esercizio è decidere prima che cosa vado a mappare, quindi anzi, cancelliamo la parola mappa perché sarà abusata e da architetto per ribadisco la necessità della parola cartografia. Sa dov'è la scuola, tu la parola scuola ovviamente elementare, media,
questo faceva problema, quindi diciamo il primo step zero per parlare di fisicità del quartiere era proprio, cioè di relazione con il quartiere era proprio riportarsi alla fisicità del luogo, quindi sos nel del quartiere, cioè sto lì e faccio parte del quartiere, cioè sono un pezzo del quartiere, in questo modo sono riconoscibile. Perciò accessibilità, cioè come faccio a essere riconoscibile se non sono accessibile, se le persone non ci arrivano o se domando per strada un commerciante e non ti sa dire quello della bottega tanto e la sosta sta qua. I flussi sono stati, quindi questi sei percorsi che vedete di diversi colori, giallo, verde, eccetera, eccetera, con l'aiuto preziosissimo di Lara, anche locale, più o meno, è ex ma sì, ex tecnicamente, però di Bari vecchia. Ma perché no? Quello è il locale, mio padre. Siamo sempre gli ultimi abitanti. Abbiamo cercato di capire quali sono, cioè, quando io arrivo, vista proprio la conformazione geografica del quartiere, dall'individuo che dire che si aprono gli slaghi e poi si riattorcigliano tra di loro, abbiamo subito notato anche tutti noi in un'area del posto che ci sono dei flussi preferenziali. Adesso speriamo che siano effettivamente questi, però abbiamo mappato questi e lungo questi flussi abbiamo deciso di tematizzare e di segnalare alcune categorie. Diciamo, partendo dal basso, le cose principali arrivando al quartiere, per chi arriva da fuori, gli accessi o col mezzo personale, quindi dove parcheggio e da dove entro, o con l'autobus, quindi dove mi lascia l'autobus per entrare. A partire da lì ci siamo incamminati nei vari percorsi e abbiamo fatto caso essenzialmente a tre elementi. Uno, la segnaletica, sia l'esistente, perché ne abbiamo viste alcune creative, non credo che ci sia la foto, ma c'è quella del comune di Bari che copre le condizioni. Diciamo che la segnaletica creativa è permessa, questa è una buona notizia. Ci è sembrato un indizio interessante. Sia abbiamo fatto caso a quelli che abbiamo chiamato presidi. Nella categoria presidi c'è sia SOS, cioè l'icona di protestetto e la coperta, ma anche i presidi, tra parentesi, essenzialmente, lo spiego da fuori un po' la nostra idea di segnaletica narrativa, cioè chiedo a qualcuno e so che ci sono persone di Bari Vecchia che hanno il negozio, che stanno sempre sedute là, che se passa uno e chiede scusi dove è la sosta, questi lo sanno, quindi ci mandano. Dalla chiacchierata che avevamo fatto con Alessandro avevamo capito che comunque esiste una rete, quindi già capire questi presidi esistenti di amici, come sono dislocati, se sono dislocati in punti chiave è utile. A proposito dei punti chiave abbiamo mappato anche gli snodi, cioè luoghi in cui stai nel genere del flusso, a un certo punto ti si presenta, vado avanti, destra, sinistra, e se là non c'è un cartello, un tizio, qualche cosa, mi perdo e quindi perdo anche l'occasione anche di passare solo davanti alla sosta. Ovviamente questo è un metodo, perché se la sosta si trasferisce in un altro punto in Bari Vecchia va rivisto più spazio. Un'ultima cosa rispetto alla... abbiamo fatto anche un test rispetto ai presidi con Francesca, ci siamo fermati e in alcuni negozianti entravamo e chiedevamo scusi, la sosta dove è la sosta? Il problema qual è? E se dico scuola, pensano alla scuola istituzionale, quindi la scuola nella scuola bisogna spiegare. L'abbinamento vincente è quando uno dice locale del Politecnico, e già vedi che il cervello, gli occhi processano, dov'è che il Politecnico qua vicino a dei locali? E, per esempio quel negozio di Carmelo, lui era l'esperienza, il secondo test. C'è un negozio qua vicino, quello di... Il tè. No, è cosa lì. Il tè, se vuoi proprio saperlo, ti segue su Facebook. Ma non sa dove siamo, perché no. Non è mai venuto. No, anche se l'abbiamo di questa persona, non so. No, invece c'è un negozio di cose di casalinghi, qualcosa del genere, che aveva identificato più o meno quest'area, che torna lì al museo, vicino al museo civico, oppure non l'ha detto ma indicava l'ingresso della biblioteca. Alla domanda, ok, ma io da che cosa riconosco l'edificio? Beh ragazzi, questa non sono divertente. Quindi confermava la segnaletica romana
accesso alle comunità. Se tu pensi non anche per questo. Sì. Cioè, appunto, il senso di quello che abbiamo fatto è che sono una serie di esercizi rispetto a vari temi che possono essere sviluppati, che fondamentalmente porterà un po' anche a come sviluppare. Noi purtroppo non abbiamo le risposte su come portare più pubblici, ma più o meno i punti di attenzione da utilizzare. Il tema finale è che il socio nel corso dei prossimi 2-3 anni dovrà domandarsi dove diversifica e dovrà farlo, sia ovviamente web con servizi e informazioni, abbiamo visto che non c'è un calendario degli eventi, cioè l'accessibilità anche di pubblici diversi sulla parte virtuale, e poi la diversificazione dello spazio fisico e dell'offerta, che noi abbiamo ipotizzato, ma è solo un'ipotesi sulla base dei dati che abbiamo dato in questa settimana, e che appunto se ci sono le attività di ricerca e di formazione che sono quelle principali, c'è anche quella legata agli eventi, ai servizi alla comunità, la biblioteca. Sono esempi molto legati ai pubblici che voi avete potuto immaginare, voglio dire qui, ma l'esempio che abbiamo visto in settimana come offerta collaterale del parkour è un classico esempio di come si costruisce, in questo caso a caso, ma programmata, un'offerta collaterale che messa all'interno di un pacchetto di formazione fa sì che chi viene qua fa formazione, però magari poi ha un'attività che non c'entra niente con la SOS, ma la fidelizza se è uno che viene già qui. Se sono dei bambini possono venire a fare il gioco con l'istruttore di parkour, ma conoscere la scuola e magari conoscere anche il quartiere. Quindi sono tutti strumenti che ti permettono di avere più persone che normalmente non ci verrebbero. Tutto questo costa e va programmato. L'idea è che queste cose possono essere sostanzialmente incrociate con i target, i costi e una triennalità. Cioè, il primo anno faccio questo, il secondo anno immagino per fare quello, il terzo anno. Nello sguardo al futuro che ci veniva richiesto dalla SOS di avere, noi ne abbiamo mantenuto un piede avanti e poi una mano dietro, perché ci siamo sempre interfacciati con quello che era la riflessione che era stata fatta l'anno scorso, quindi ereditarla, e ci siamo accorti come c'erano proprio dei punti, dei capisaldi, come il lavoro sulle parole oppure il lavoro sulla definizione di scuola, che tornavano ma in una chiave completamente diversa. E questo è il lavoro che troverete all'ingresso, dove noi abbiamo fatto un layer sopra a quello che era stata la riflessione dell'anno scorso, per come è maturato, cioè non sono degli errori corretti. Qualcuno passandoci diceva: ma state correggendo gli errori? No, in realtà è come nella vita di tutti i giorni, delle esperienze, più passa il tempo più le riconsideriamo con una maturità diversa, quindi il significato cambia, e questo insomma, speriamo in altri nostri livelli. Prima di andarci a pregare il discorso di controllo indipendente, la cosa che lanciamo noi per la rete è che questo lavoro è quello che è stato prodotto in questa settimana, potremmo riuscire a portarlo da Atlab Mantova a settembre 2017, quindi
che è il primo passo per farlo entrare all'interno di un circuito di relazioni, di centri culturali, dipendenti e non, che possono magari dedicare un cluster o comunque un incontro a Mantova su quello che è stato fatto qui o su alcuni temi che poi decidiamo. Quindi questo è il primo passo fattivo per capire come tradurre tutto questo a livello di rete. Sono i processi e i percorsi che abbiamo attivato, che secondo me vissuti anche in maniera diciamo empatica, quindi con uno sguardo anche negli occhi degli altri e con reciprocità ci portano a prendere il meglio e a imparare anche dagli errori. Quindi nulla, tanti spunti, tanti strumenti da cui partire al prossimo anno scolastico. Scusate il termine. E soprattutto, cosa voglio dire? Sì, appunto, nella speranza di vivere nuovi percorsi insieme. E quindi nulla, vi ringrazio e sicuramente io coglierò lo spunto soprattutto della traduzione, perché venendo da lingue, insomma, accolgo con piacere questo suggerimento. E soprattutto da domani avrò uno sguardo nuovo, perciò vi ringrazio tutti voi. E poi nessuno sapeva cosa dovevamo fare, quindi non vi dico queste cose e poi fanno le cose che piangono. Allora, le cose da dire concrete, o per me questo ruolo è me lo vengo. Uscite il libro prima di uscire di qui. Dov'è il libro? Bisogna recuperare le due pubblicazioni, grazie a tutti per tutto. Abbiamo raccolto tutto quello da raccogliere e ci stiamo organizzando per poi trasferirci per una fase celebrativa. Che sarà però anticipata dalla cena dei docenti che comunque prevista. Ora non ho capito se Francesco. Dov'è Calda? No, l'idea è questa qua. Sì. Ovviamente la cena non è prevista diciamo in quantità cioè, per tutti. Si può. Sono i più bravi, ma. Solo per i migliori come noi. Cioè, tipo me che un po'. No, la cosa sarebbe che noi mettiamo a disposizione quello che ormai era previsto per cena, però va integrato. Quindi diciamo, per partecipare alla cena partecipate con un apporto di cibo. Esatto, ma quello la cena che avremmo fatto con i docenti, siamo qua, se mettete altro in mezzo, è domenica. Oggi è domenica. No, ma tipo mangiare si mangia sempre. Ma il capitale dello street food. Da mangiare è mai problema. Allora, questa è la prima cosa, poi nel mentre della cena farò l'ultima comunicazione su Slack, che sarà quella sui dettagli della festa. E poi da là smettiamo di fare. Un applauso a Giancarlo! Grazie a tutti! Potuto fare tutto questo e svolgere così bene il nostro lavoro se non avessimo avuto uno staff di comunicazione, uno staff logistico.
però ognuno contribuisce come può, quindi anche grazie a loro abbiamo potuto fare tutto questo. Non provo a fare i nomi specifici perché sennò va a finire come prima, però diciamo li avete già conosciuti e insomma sapete di chi sto parlando. Grazie a tutti.